Centro Ottico Focus Point ad Agropoli. Da noi troverai un'ampia scelta di occhiali da vista e da sole. Il centro è inoltre specializzato nell'applicazione di lentine a contatto ed effettua pronta consegna degli occhiali. Vieni a trovarci, siamo in via Alcide De Gasperi 22 ad Agropoli. Riaperto al pubblico, dopo anni di inattività, il campo sportivo Carrano, a Santa Maria di Castellabate. Presenti alla cerimonia il sindaco, la giunta e autorità civili e militari. A dare spettacolo gli sbandieratori di Cava dei Tirreni e la banda musicale Santa Cecilia, che ha suonato le note dell'inno di Mameli. Ad inaugurare il campo l'amichevole tra una selezione locale e l'Avellino, squadra che milita in Serie B. Presente anche il giornalista sportivo Massimo Caputi, in qualità di presentatore. Beh, è un evento importante per la città, per il comune, insomma sono lieto di essere stato invitato a questa giornata dove, tra parentesi, all'evento in sé si unisce anche un momento sportivo interessante, no? Perché c'è l'Avellino Calcio che viene qui a giocare un amichevole contro la rappresentativa delle due città, delle due squadre di Castellabate. Quindi insomma un grande pomeriggio di sport, ma soprattutto credo un pomeriggio importante, perché con questo nuovo impianto insomma sicuramente si fa un grande passo in avanti, si dà la possibilità alle squadre e alla passione per il calcio insomma di avere uno sfogo importante e soprattutto un motivo di crescita, perché io immagino che quando si hanno queste opportunità poi tutto il movimento e tutta l'attività se ne beneficia. È una cosa molto attesa da tanto tempo per la nostra comunità, per i nostri giovani, per lo sport e non solo, per tanti giovani e meno giovani che hanno toccato questo campo negli anni passati, e quindi tante generazioni si sono misurate con le difficoltà legate a questo impianto. Oggi abbiamo la grande soddisfazione di restituirlo ai cittadini, alle persone e ai giovani, perché oltre al campo Carrano, che è quello che è l'impianto dove svolgiamo le attività agonistiche, c'è anche di fianco un impianto sportivo, un impianto polivalente, un campetto che servirà per i giovani non solo per l'agonismo ma anche per i giovani, anche per attività sociali, ludiche e attività che oggi i nostri ragazzi non hanno in questo territorio, e quindi quelle attività che solitamente si svolgono in mezzo alla strada o nelle piazze, noi abbiamo voluto dare collateralmente a questo impianto un punto di riferimento, un punto di ritrovo che potesse avere non solo un'azione agonistica ma anche un'azione sociale di aggregazione, perché per noi questo vale molto, è un investimento che abbiamo voluto, abbiamo fatto un sacrificio economico non da poco, proprio perché questo per noi rappresenta un punto di socializzazione, un punto di aggregazione, un punto di riferimento per questo territorio. Nel suo intervento ha ricordato quello che è un esempio per tutto il calcio italiano a 20 anni dalla sua tragica scomparsa, cioè Agostino Di Bartolomei. Mi sembrava doveroso perché Agostino Di Bartolomei, la figura importante di questa persona che ha legato alcuni momenti della sua vita a Castellabate, è una persona che ha dato tanto al calcio, quindi in occasione dell'inaugurazione di questo impianto, che è l'impianto più importante che teniamo qui a Castellabate, mi sembrava doveroso appunto in questa occasione ricordare anche la figura di Agostino Di Bartolomei.